Ciao, oggi facciamo un video un po' diverso, faccio un video un po' diverso, spero potrà interessarvi, piacervi o semplicemente intrattenervi un attimo, che è un video musicale, molto tra virgolette, nel senso che ogni anno in questo periodo, nel periodo natalizio, mi capita di comporre delle playlist. Di canzoni di Natale, non so se siete appassionate del genere, a me piacciono. E 2 anni fa ne feci una con delle canzoni di Natale cantate da Frank Sinatra. L'anno scorso invece feci quella più o meno sullo stesso genere, delle canzoni cantate da Michael Bublé. Quest'anno invece ho deciso di farne una mista, sia perché ne andava di avere un po' di varietà, sia perché ho trovato dei nuovi artisti, dei nuovi cantanti da seguire su YouTube che mi sono piaciuti molto e volevo condividerli con voi. Ho fatto un fogliettino giusto per ricordarmi i vari titoli associati, magari in pratica una playlist mista, perché ci sono sia cantanti famosi, gruppi famosi, che appunto queste scoperte su YouTube. Allora, la prima canzone è Christmas Lights ed è dei Coldplay, penso che li conoscete tutti, e mi piace perché è una canzone che crea un'atmosfera molto, molto intima e dolce. Ora io non so se potrò mettere in sottofondo le canzoni che vi sto dicendo, perché non so se poi YouTube mi bloccherebbe il video, che è molto probabile. In ogni caso comunque metto tutti i link giù nell'info box, sia i link proprio al video della canzone, sia se ci sono canali di queste persone nuove che sto seguendo. Poi la seconda canzone, sono 10 canzoni. La seconda canzone è Have Yourself a Merry Little Christmas di Daniela Andrade. Questa Daniela Andrade è una ragazza, suppongo sia americana, molto carina già nei modi di fare, ed ha una voce che secondo me è di una delicatezza unica. E se si potesse associare un aggettivo alla voce che non ha, diciamo, un aggettivo non consono alla voce, direi che lei ha una voce sorridente. A me ispira buon umore e delicatezza, tranquillità, una voce bellissima. Poi c'è come terza canzone Jingle Bell Rock, che è un classico, quella cantata da Bobby Helms, ed è del 1957, la classica Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bells Rock, quella lì. Come quarta canzone c'è Last Christmas, che è un'interpretazione non cantata, ma semplicemente musicale, suonata col violino. Di sempre un artista nuovo che, cioè, voglio dire, non conosciutissimo, non famoso nel senso più banale del termine, che si chiama Jun Sung, o non so come si legga perché suppongo sia un nome orientale, un nome cinese, suppongo. Ed è questo ragazzo che fa queste cover col violino. Bellissima, io poi sono fissata col violino perché, cioè non fissata, è uno dei miei strumenti preferiti dopo il pianoforte. Poi c'è Carol of the Bells, interpretata dai Pentatonix, che sono un gruppo composto da, mi sembra, 5 elementi, sì, che non usa strumenti e quindi ha uno o un paio di rumoristi. Sapete, quelli, non so se si chiamano esattamente rumoristi, quelli che fanno in pratica i rumori degli strumenti con la bocca, e sono spettacolari. Andatevi subito a vedere il loro canale e tutti i loro video, tutte le loro canzoni, fanno cover soprattutto, e sono fantastici.
come 1, 2, 3, 4, 5, sesta canzone c'è Santa Baby sarebbe, sempre di Daniela Andrade, cioè cantata da Daniela Andrade, non è sua la canzone, è una cover interpretata da Daniela Andrade, che era la ragazza di cui vi parlavo prima. Come settima canzone c'è Santa Claus is Coming to Town di Ella Fitzgerald, non c'è bisogno di presentazioni e di elucidazioni. E mi piace questa canzone perché ha quel mood un po' vintage, un po' è una di quelle classiche canzoni che metti lì mentre prepari l'albero e fa subito Natale. Non so se sia più per la parte strumentale o più per la voce di Ella Fitzgerald, che adoro. Poi, come nona canzone c'è Silver Bells di Jake Coco, che è un altro ragazzo sempre americano che ha un suo canale YouTube su cui carica dei video in cui canta. E la sua voce mi è piaciuta. Diciamo con mia grande sorpresa, nel senso che di solito non mi piacciono le voci come la sua, però l'interpretazione di questa canzone mi è piaciuta tantissimo. È sempre una canzone molto lenta, molto che ti riappacifica con la gente, con la vita in generale, perché ti rilassa, ti dà calma. E infine un po' di movimento, questa invece me la immagino molto bene la mattina di Natale, cioè la mattina del 25, quando magari se qualcuno di voi ha figli, quando i bambini scartano i regali, perché è molto ritmata, ha un ritmo molto incalzante, ed è Wonderful Christmas Time, interpretata dai The Shins, che è uno dei miei gruppi preferiti in assoluto. E appunto ha questo bel ritmo molto movimentato e con gli strumenti classici del Natale che fanno subito atmosfera. E queste sono le 10 canzoni, spero che questo tipo di video vi possa essere piaciuto. Io non lo so, mi andava di condividerlo perché gli altri anni non l'ho fatto. E sta scadendo anche, scadendo, sta morendo la batteria, quindi vi saluto, un bacio, ciao!